Allora, nella giornata di oggi iniziamo ad aprire il terzo capitolo delle varie 8 unità di programmazione. Vedete che fino ai primi 4 capitoli, P2, P3, P4, cercheremo di mettere insieme, andare così, a scoprire i costrutti fondamentali del linguaggio. Poi avremo un paio di settimane in cui proveremo a metterli insieme, utilizzarli, anche fare, costruire esercizi anche un pochino più interessanti. Ciò che succede è che man mano che andiamo avanti con la conoscenza dei nuovi costrutti del linguaggio, le possibilità si moltiplicano e la complessità cresce molto rapidamente. Okay? Io l'altra settimana vi ho lasciato così un sondaggio sul fatto che il laboratorio fosse andato bene o male, facile o difficile. La maggioranza mi ha detto che era di difficoltà moderata. Adesso non vi faccio il sondaggio ogni settimana perché sennò poi vi stufate di rispondere, ma di tanto in tanto è utile per tastare il polso. Non mi dimentico di quel 6% di studenti che ha detto che ha trovato il primo laboratorio, quindi il primo impatto, difficile o impossibile. Ok? Quindi a coloro che si trovano in questa situazione in cui hanno l'impressione che stanno un pochino perdendo il ritmo, non riescono a ingranare, fatevi vivi, fate domande, no? Eventualmente cercheremo di organizzare dei momenti, no, di rinforzo se volete, però chiaramente dovete farvi vivi senza nessun problema. Più avanti attiveremo anche dei tutorati, no? Con ore extra in cui altri studenti comuni su tutti i corsi sono a disposizione per fare esercizi insieme a voi, però questa settimana e la prossima sono quelle in cui o si ingrana o si rischia di perdere, no? Far slittare la frizione e perdere la marcia. Quindi se vi accorgete che avete delle difficoltà, è una piccola percentuale, mi fa piacere, ma ovviamente non possiamo dimenticarci, anzi ci tengo particolarmente, no? A non dimenticare chi sta trovando qualche difficoltà in più, perché magari appunto l'approccio nuovo e tutto sommato stiamo andando a un ritmo tutto sommato sostenuto. Ok, di cosa parliamo invece oggi? Oggi parliamo di due cose facili, semplici, e un'altra che è altrettanto semplice, ma comincia a darci la possibilità di fare qualche programma un pochino in più complicato. La prima cosa che non abbiamo fatto la prima settimana è la lettura dei dati. No, noi avevamo iniziato dicendo ogni software, ogni programma come prima cosa legge dei dati, li elabora, poi calcola un output. In realtà la lettura dei dati non l'abbiamo fatta perché i dati li mettevamo direttamente dentro il codice. Ma perché? Non è che sia difficile, no? C'è un'istruzione che permette al programma, no, di ricevere i dati che noi possiamo immettere ad esempio via tastiera, e viceversa. L'output, abbiamo già cominciato a vedere qualcosa, la istruzione print permette di prendere un dato nel programma e visualizzarlo a schermo, essenzialmente nella console del calcolatore. E per leggere dei dati dell'utente la funzione più semplice si chiama input. La possiamo vedere solo adesso, perché la funzione input legge, aspetta che l'utente scriva qualcosa, legge ciò che ha scritto l'utente e lo memorizza in una stringa. Ok? E quindi il programma può avere sotto forma di stringa il risultato di ciò che ha inserito l'utente. Questo va bene se il dato che vogliamo realmente leggere è una stringa, effettivamente, non va bene se il dato che vogliamo leggere invece è un numero. No? E allora nel caso in cui il dato da leggere fosse un numero, dobbiamo prendere la stringa che mi viene restituita da input. Non c'è modo di dire input leggi un numero, lei legge una stringa, punto, quello sa fare. Ma l'output della funzione, il valore restituito, l'output della funzione input, che è una stringa, può essere convertito in intero, ad esempio attraverso la funzione int, o convertito in numero reale attraverso la funzione float. Ok? Quindi dovevamo prima imparare le conversioni tra stringhe e interi, che abbiamo fatto la settimana scorsa, per poter riuscire
a usare la funzione input acquisendo dei valori numerici. Okay? Quindi questo vuol dire che se noi abbiamo, facciamo un piccolo programmino di prova, se noi, fatemelo chiamare settimana 3, lo chiamiamo lettura. Vogliamo leggere due numeri e fare la somma, per proprio l'algoritmo più complicato del mondo, possiamo dire all'utente di inserire due numeri, e poi leggere il primo numero e il secondo numero. Quindi il primo numero sarà int di input di inserisci il primo numero. Allora, la funzione input che cosa fa? Riceve, posso passare un parametro opzionale, che è una stringa. Questa stringa sarà il messaggio di invito che la funzione input stampa a schermo per chiedere all'utente il dato. Perché un conto è dire dammi un dato, ma meglio dire dimmi che dato vuoi. Okay? Questa funzione input legge il dato e lo converte in intero. Per il secondo numero faremo la stessa cosa. Int, input, inserisci il secondo numero. E quindi potremmo fare la somma, che è uguale a primo più secondo, e stampare il risultato. La somma vale somma. Programmino. Semplice, semplice. Quindi qui sto usando la funzione input che ferma il programma e aspetta che l'utente scriva qualcosa. Quando l'utente ha scritto il numero e battuto invio, restituisce la funzione input la stringa che l'utente ha scritto. Poi noi abbiamo scelto questa stringa di convertirla subito sotto forma di intero perché ci serviva un numero. Okay? Quindi questo programmino, se lo eseguo, mi stampa, inserisci due numeri e poi inserisci il primo numero e mi lascia qua, in sospeso, col cursore lì fermo, che aspetta che io scriva un numero. Adesso esteticamente non è tanto bello perché se io inserisco il numero 3, questo numero 3 rimane appiccicato al messaggio, quindi dovremmo ricordarci che quando stampiamo un messaggio di metterci magari uno spazio, un due punti, un uguale, no? Ma per ragioni puramente estetiche. Quindi inserisco il numero 3, inserisco il numero 5 e la somma di questi due numeri vale 8, va bene, questo lo sapevamo. Mettiamo a posto un po' l'aspetto estetico, due punti spazio lo mettiamo qui, due punti spazio lo mettiamo qui. Ok? Cosa capita se io inserissi qua un numero frazionario, 1,5? Secondo voi cosa capiterebbe? Che lui prende 1? Prende 1 o dà errore? Dà errore. Perché noi abbiamo applicato la... Voi dite, ma perché dà errore? Perché se io faccio int di 1... scusate, apro una REPL. Se io faccio int di 1,5 mi prende 1. Io non ho fatto int di 1,5, ho fatto int di stringa che contiene 1,5. E questo non va bene, perché il punto non è un carattere valido nella conversione da stringa a intero. Quindi facciamo attenzione, conversione da stringa a intero, la funzione int quando legge una stringa si aspetta che sia una stringa che descrive un numero intero, non un numero reale che poi può venire troncato o convertito in intero. Se io volessi che 1,5 scritto dall'utente venisse interpretato come 1, prima lo devo leggere come stringa, poi convertire in float e poi il float convertirlo in intero, se volessi. Però se è un numero intero non ha senso accettare numeri frazionari.
Così come se, vabbè, ma questo lo potevamo immaginare, io inserissi non un numero, ma qualcos'altro, io qua ho scritto ciao, e ovviamente mi dà l'errore che dice attenzione che un intero in base 10 non contiene sicuramente le lettere C, I, A, O, eccetera, e quindi non si può convertire. Quindi mentre la funzione input funziona sempre, nel senso che mi dà sempre qualcosa indietro, perché è sempre possibile leggere una stringa, quando poi dobbiamo estrarre un valore da questa stringa, dovremmo fare attenzione. Ok? Per leggere una stringa invece è tutto più facile, perché supponiamo di voler conoscere anche il nome di questa persona che mi ha dato questo problema matematico da risolvere, basta semplicemente il tuo nome, e lo possiamo leggere con un altro input. Vedete che qua non c'è str, non c'è int, non c'è float, perché diciamo così, in automatico la funzione input, no, come dice anche la sua documentazione, vedete che qua legge una stringa dallo standard input. Standard input vuol dire, diciamo, l'ingresso principale, no, che è poi la tastiera essenzialmente. Una cosa che dice qua e non ci importerà un granché fino a quando, verso la fine del corso, non vedremo i file, è che noi quando inseriamo qualche cosa dobbiamo concluderlo con il tasto di invio. Il tasto di invio è un carattere come tutti gli altri, ma qui c'è scritto che il tasto di invio finale, the trailing new line, is stripped, viene tolto, viene cancellato, quindi non fa parte della stringa. Io ho scritto 3 invio, nella stringa va a finire solo 3, non va a finire il carattere di invio. Okay? Adesso ci va bene così, quando vedremo invece la lettura da file, invece quel carattere di invio ci romperà le scatole, perché ci sarà lì e dovremo trattarlo esplicitamente. Allora, questo programmino modificato cosa fa? Mi fa sempre inserire 2 numeri, 3 e 4, mi chiede il mio nome, e dopodiché ovviamente questo nome l'ha letto come stringa, questa è la stampata normalmente. Quindi cosa possiamo fare? Tutte le volte che abbiamo bisogno di un dato lo possiamo chiedere all'utente. Poi impareremo che dobbiamo questo dato poi alla fine magari in qualche modo validarlo, no? Se uno dice inserisci un numero da 1 a 10 e lui mi inserisce 17, dico vabbè, oltre a essere particolarmente poco simpatico, però adesso con questo valore non posso andare avanti, no? Impareremo come si fa poi a vedere e correggere gli errori, no? Di fatto richiedendo il numero. Questo però dovremo aspettare la settimana prossima, quando faremo i cicli. Una cosa che invece non riusciamo fino alla fine del corso a trattare sono questi errori di emissione, cioè se veramente lui in realtà ho scritto un numero, non ho scritto un numero intero, quindi lui se vuole scrivere 3,5 è legittimo. Quando io batto invio, un programma che si comporta bene mi dovrebbe scrivere no, scusa, io ho bisogno di un numero intero. Okay? Invece qua mi dà un errore brutale. Okay? La funzione input funziona, scusami, la funzione int funziona così. Quindi non c'è modo semplice di scoprire se l'utente ha davvero inserito un numero. Ci giocheremo un pochino dopo, vedremo che non ho detto che non c'è un modo, ho detto che non c'è un modo semplice. Okay? Quindi su quello ci ragioneremo dopo, quando vedremo i condizionali, no, tra 10 minuti. Ok, il modo giusto di, lo dico come anticipazione, ma farà parte dell'ultimo capitolo del corso, il modo giusto di trattare queste cose è con la gestione delle eccezioni. Cioè tutti questi errori qua, anziché interrompere il programma, è possibile farcene carico e risolverli in qualche modo, far sì che vengano intercettati al nostro programma, il quale in qualche modo, no, dovrà correggerli oppure recuperare l'esecuzione. Questo per quanto riguarda l'input, quindi non c'è molto. Input, legge una stringa, poi questa stringa devo gestirla, spero che l'utente l'abbia scritta giusta. Ovviamente l'utente può anche inserire una stringa vuota,
non mi può far piacere, perché se io inserisco come numero una stringa vuota, cioè un invio, anche lì il messaggio mi dice che, senti, la stringa vuota non è un numero in base 10. Mentre invece, se lo leggessi come stringa, quindi inserisco meno 8 e meno 5, che sono numeri interi, e poi come nome non metto niente, schiaccio semplicemente invio, questa stringa vuota nel nome ci sta, non dà errori, viene elaborata normalmente. Quindi leggiamo stringhe, leggiamo interi o leggiamo reali semplicemente usando float. Per quanto riguarda l'output, sappiamo già come si fa print, l'abbiamo fatto adesso. No? In realtà esiste un modo per controllare un po' meglio l'apparenza dell'output. No, io quando stampo un numero, mi viene come vuole lui, no? Nel senso che io stampo print, ecco qua, print 1 diviso 3 e mi stampa questo numero qua. Vabbè, è un'approssimazione di 1 diviso 3. Ma se io volessi solo 3 cifre decimali? Se io volessi stampare solo 3 cifre decimali e non riempire lo schermo di questi 3, cosa potrei fare? Beh, un modo potrebbe essere usare la funzione round, che abbiamo visto la volta scorsa. No? Quindi potrei scrivere print non un terzo, ma round di un terzo a 3 cifre decimali. Round ha un argomento che è il numero da arrotondare e il secondo argomento, se non ricordo male, è il numero di cifre decimali che vuoi mantenere. Quindi se io voglio controllare come viene stampato il numero, posso ad esempio appunto usare round per farlo. E quindi con questo trucco di usare round a 3 cifre decimali riesco a stampare tutti i numeri con 3 cifre decimali. Tranne che non è vero. Perché se io stampo un quarto, che lui poverino 0,25, faccio round a 3 cifre decimali, è sempre 0,25. Noi, perché lì ci sarebbe uno zero, che non c'è ragione al mondo per cui lui debba stampare. Round è un'operazione matematica, che prende un numero e lo arrotonda non all'intero più vicino, in questo caso al millesimo di unità più vicino, no? A 10 alla meno 3. E se lui era già, diciamo così, intero, su 10 alla meno 3, sul periodo 10 alla meno 3, così rimane. Quindi noi dobbiamo cercare di separare quello che è l'eventuale operazione di arrotondamento di un numero, che è un'operazione matematica che va a cambiare il valore che sto elaborando, rispetto all'operazione di stampa. Se io i numeri li voglio sempre stampare con 3 cifre decimali, non è un problema di calcolo, perché 0,25 è sempre 0,25. Se io ti faccio un quinto, farà 0,2, no? Ma se voglio 3 decimali, il problema non è tanto nel valore, quarto fa un quarto, un quinto fa un quinto. Il problema è nella conversione di questo valore sotto forma di stringa. Cioè io devo dire alla funzione print, guarda, quando tu converti il float in una stringa, che poi dovrai visualizzare, fallo seguendo queste regole. Lui lo fa seguendo delle regole standard, che sono quelle, se vogliamo, del buon senso. Non metto cifre inutili. Ma è possibile in realtà dirgli, fallo seguendo certe regole, che ti dico io, che mi servono per avere un output più ordinato, se vogliamo. Questo si può fare in vari modi, in Python, si può fare almeno in 3 modi, ci sono 3 meccanismi diversi per controllare la formattazione dei valori che vengono stampati, o diciamolo diversamente, per formattare le stringhe. Formattare le stringhe costruendo delle stringhe all'interno delle quali vengono inseriti dei valori interi o reali, convertiti con le regole che decidiamo noi e non solamente con le regole standard, che ci possono anche andare bene le regole standard. Ci sono 3 meccanismi, c'è un metodo format sulle stringhe, c'è un operatore percento che quando lavora sulle stringhe fa la formattazione, mentre sappiamo che quando lavora sugli interi si calcola il resto della divisione, oppure c'è il metodo che impareremo, che è quello più moderno e secondo me 10 volte più comodo, è quello delle cosiddette F-string. Cioè stringhe formattate. Cosa sono queste F-string?
Allora, questo è un riassunto dei modi in cui posso stampare un messaggio, no? Ricordo che la settimana scorsa qualcuno in laboratorio aveva questo problema: voglio stampare più cose, alcuni sono dei messaggi, altri sono dei numeri, quindi uso str per convertire i numeri in messaggi. Scusate, i numeri in stringhe che poi si possono concatenare col resto del messaggio. Questo è possibile, ma è un po' scomodo. Le fstring fanno questa operazione qua in un modo estremamente sintetico. Cos'è un fstring? È una stringa qualunque davanti alla quale c'è il carattere f. Questo carattere f, messo davanti a una stringa con l'apice doppio, singolo, triplo, tutto quello che volete, dice che la stringa può contenere dei comandi di formattazione. E questi comandi di formattazione sono identificati dalle parentesi graffe. Dentro le parentesi graffe ci posso mettere qualunque numero, variabile o espressione, calcolata anche lì dentro le graffe, posso scrivere A più B dentro le graffe. E cosa fa Python? Valuta questa espressione, la calcola, e poi al posto di quelle parentesi graffe ci mette il risultato dell'operazione stessa. Quindi, quello che abbiamo fatto noi nel nostro programmino prima, in cui stampavo la somma vale, virgola, somma, la potrei sostituire usando un fstring, dicendo stampami la stringa formattata e dentro ci scrivo la somma vale parentesi graffa somma. Vedete che Visual Studio Code se ne accorge quando siamo dentro un fstring, scrivo la parentesi graffa, comincia a cercarmi le variabili che ci posso mettere lì dentro, no? Nel primo caso io alla funzione print ho dato due argomenti: una stringa e un numero. La print accetta un numero arbitrario di argomenti e quindi non si è arrabbiata. Stampa uno, ci aggiunge uno spazio, stampa l'altro. Nel secondo caso, alla print ho dato un solo argomento, che è questa stringa qua. Ma ho costruito la stringa andandoci a infilare, interpolare dentro il valore di una variabile, il valore di un'espressione. Ciò che stampo sarà esattamente la stessa cosa. La somma vale 10, la somma vale 10, identico. L'ho costruito in un modo diverso. Nel primo caso 10 è un valore che è stampato a parte e sul quale non ho nessun controllo su come venga stampato. Nel secondo caso invece è un valore che è inserito dentro una stringa, quindi è congelato dentro la stringa. In questo caso anche qua l'ho formatta in modo standard, ma con la sintassi delle parentesi graffe vedremo tra un attimo c'è la possibilità di controllare questa operazione di conversione di somma che è un intero in stringa, perché ovviamente dentro una stringa rimangono dei caratteri testuali. Lo posso fare così, io posso direttamente stampare primo più secondo. Ho detto qua, dentro le parentesi graffe ci sta una qualunque espressione, no? Ricordiamoci tutte le volte che vedo la parola espressione, vuol dire costante, variabile, oppure espressione anche complicatissima, lunghissima, mescolando espressioni, variabili, funzioni, quello che volete. Ciò che conta, come sempre, è una cosa sola: qual è il valore che esce fuori da questo calcolo. Quindi posso in questo caso, ad esempio, evitare la variabile intermedia. Primo numero è 4, secondo numero è 9 e il risultato vale 13. Quindi l'ho stampato facendo il calcolo e convertendo direttamente il risultato del calcolo. Quindi io questo lo trovo un modo abbastanza comodo, no, di stampare le cose, perché non devo chiudere virgolette, virgola, mettere il numero, poi di nuovo l'altro pezzo di messaggio, la stringa può andare avanti, no? Insomma, e la differenza è, e poi faccio la differenza. E quindi se inserisco due numeri che è 3 e 7,
la somma vale 10 e la differenza è meno 4. Se la voglio in valore assoluto, semplicemente ci faccio il valore assoluto sopra. Cioè è una cosa molto immediata, dentro la stringa ci vado a inserire essenzialmente i valori che voglio mettere, voglio inserire in quei punti. Ok? Quindi questa è la sintassi. La sintassi è una stringa qualunque con la lettera F davanti appiccicata, non ci vuole uno spazio in mezzo, deve essere attaccata alle virgolette aperte, e dentro la stringa ci posso mettere una o più volte della coppia di parentesi graffe all'interno delle quali metto una variabile, un'espressione. Poi c'è, a scopo di debug, anche una scorciatoia, no? Ci sono molte scorciatoie dentro queste parentesi graffe che le rende utili e comode. Una scorciatoia è quella di mettere il nome di una variabile seguito dal simbolo di uguale. Questo fa sì che non venga stampato solo il valore, ma anche, qua in giallo, il nome della variabile. Quindi, specie se sto facendo debug e non sono sicuro di che cosa sto facendo, se voglio aggiungere una print, dico, ma non mi ricordo più il primo quanto vale, come l'ho letto, allora stampiamolo un attimo, allora gli posso fare print, potrei fare print di primo, no? Vediamo che cosa ho letto. Però mi stamperebbe un numero lì, 3, 7, quando vedo il programma, a cercare di debuggarlo, non mi ricordo più che cos'è quel 3. Se io invece dicessi, senti, fammi una stringa in cui mi stampi primo, vabbè, questa non cambierebbe nulla, mi stamperebbe 3. E quindi di nuovo, questo 3 che cos'è già? Non mi ricordo più cos'era quel 3 lì. Però se ci metto un uguale davanti, dietro, scusate, questa stessa cosa mi scrive primo uguale 3. Dico che questo è comodo solamente quando sto facendo debug, perché mi stampa a video il nome di una mia variabile. E all'utente finale, all'utilizzatore finale del programma, dei nomi delle variabili non ne frega niente, di solito non li deve vedere e magari potrebbe anche non capirli. Ma per me che faccio debug mi evita, tutto sommato, di scrivere primo uguale graffe primo. È una piccola comodità. Ci mette già davanti lui questo scritta qua, primo uguale e poi il valore. Vabbè, ma poi la cosa per cui essenzialmente abbiamo introdotto l'fstring è che è possibile indicare, controllare la formattazione. Come? Beh, dentro le graffe ci metto il valore dell'espressione che voglio stampare, la somma, la divisione, la funzione che ho chiamato, insomma il valore. E poi uso due punti e una specifica di formato. Quindi anziché solo scrivere, riprendo il REPL, io avevo un F stringa, no? In cui in REPL non ho bisogno di scrivere print, quindi faccio prima, in cui scrivo un terzo. Scusate. Allora, se scrivo un terzo così, andiamo per gradi. Cosa salta fuori sul video? No. 1 diviso 3. Qui non ho messo le parentesi graffe. Ho fatto una stringa normale che contiene 1 slash 3. Lui prende e stampa quello. Se io voglio che un terzo venga calcolato, lo devo mettere dentro delle parentesi graffe. E mi costruisce una stringa che contiene la rappresentazione di un terzo formattata normalmente. Ok? Quindi solamente ciò che c'è dentro le graffe viene calcolato, tutto il resto viene riportato carattere per carattere così com'è, come normalmente abbiamo visto fare nelle stringhe. Io voglio limitarlo a formattarlo in modo diverso, quindi ad esempio limitarlo, se non sbaglio si fa così. Adesso lo vediamo. Cioè, cosa ho fatto? Ho messo il valore che volevo stampare, due punti per dire, guarda che io lo voglio modificare, questo, due punti vuol dire applico una formattazione, e poi ho una sequenza di caratteri magica che descrive che tipo di formattazione voglio fare.
Questa sequenza di caratteri che descrive la formattazione è una voragine dentro cui uno può entrare e perdersi, perché ci sono 12.000 opzioni e varianti, eccetera. Quindi quello che vi inviterei a fare è non perdervi lì dentro, ma giusto cogliere le quattro cose essenziali, poi se volete c'è sempre documentazione a disposizione per andare a capire di più. La cosa importante concettuale è il due punti serve a introdurre una regola di formattazione che è diversa da quella standard, quella che è chiamata qua specifica di formato. Se non metto i due punti e la specifica di formato, lui stamperà il valore nella formattazione normale come se avessi una print semplice. Altrimenti vado a regolarlo attraverso una sequenza di caratteri che hanno dei significati particolari. Questa è una cosa un po' astrusa, richiama un pochino le printf di per chi ha conosciuto il C, no? Non è esattamente uguale, quindi fate attenzione a non usare troppo ciò che ricordate se l'avete visto nel contesto di un altro linguaggio, e c'è una sequenza di caratteri, due punti ci vuole, e poi c'è una sequenza di caratteri o numeri che sono tutti opzionali e li introduco solo se voglio avere un certo effetto. Diciamo che è obbligatorio indicare una lettera che rappresenta il tipo di dato che sto stampando. Quindi gli devo dire, guarda, io voglio formattare un intero, oppure voglio formattare un reale, e quindi ci sono delle lettere che sono prese da questa tabella, io ho evidenziato in giallo quelle che alla fine poi usiamo, che sono, io voglio formattare un dato che è una stringa, un dato che è un intero, un dato che è un reale. D per decimale, F per float. Ok? Quindi quando io ho fatto questa print, alla fine ho detto, vedete che c'è un carattere finale che è una F. Per dire che questo è un carattere. Se io avessi voluto stampare questo, non so cosa esce fuori, come D, si arrabbia perché dice guarda che il valore è un reale e quindi non lo puoi stampare come intero. Quindi alla fine devo aiutarlo a capire qual è il valore che voglio stampare. È l'ultimo carattere. E davanti ci possono stare altri caratteri di cui i due, quelli che sono indicati qua in grassetto, sono quelli che ci servono di più. Cioè l'ampiezza è il numero minimo di caratteri che lui usa per convertire quel valore. Quindi se io voglio incolonnare i numeri stampati uno sotto l'altro, voglio che siano tutti larghi uguali, no? Quindi magari tutti 10 caratteri, tutti 6 caratteri. Poi magari il numero dentro è un 1, a cui basterebbe un carattere solo, oppure 312 che richiederebbe 3 caratteri. Se però io dico formattameli come 6 caratteri, lui me li formatta tutti aggiungendo gli spazi davanti in modo che siano tutti della stessa lunghezza. No? Quindi ad esempio se io prendessi F string di numero 5, che è un decimale, che è un intero, vabbè qui non stampa normalmente come 5, voglio che sia su 4 caratteri, lui mi costruisce una stringa che è fatta di 3 spazi e il valore 5, allineato a destra, quindi spazi e poi 5. Se io faccio 25 o 225, lui mi darà sempre 4 caratteri, però questa volta aggiunge uno spazio solo perché il numero di per sé ne aveva 3. Quindi immaginate di stamparveli uno sotto l'altro e vengono tutti belli incolonnati, unità sotto unità, decine sotto decine, eccetera. Se io per qualche strano malato motivo volessi che questi numeri fossero allineati a sinistra e non a destra, basta mettere questo carattere qua, se non sbaglio, no? E modifica l'allineamento. Quindi diciamo questa slide sta dicendo ci sono dei campi importanti, il tipo, l'ampiezza, e tra un attimo guardiamo la precisione, che sono quelli indicati in grassetto che servono per fare il 90% delle cose utili. E poi ci sono dei modificatori aggiuntivi, no? Che sono riassunti in questa tabellina qua, il primo modificatore per l'allineamento e il secondo modificatore per come rappresentare il segno, che se vogliamo possiamo mettere per andare a modificare le regole di conversione
se ci piace o se ne abbiamo bisogno. Ma gli importanti sono questi tre: ampiezza, tipo e poi precisione. Cosa capita se io volessi rappresentare su quattro cifre il numero, un numero che ne ha di più? Sfora. No? Il numero di cifre, quella che chiama l'ampiezza della formattazione, è un valore minimo. Almeno questi spazi, almeno questi caratteri. Se no, se il numero non ha abbastanza cifre, ti aggiungo degli spazi. Se il numero però ha più cifre, piuttosto di stamparti un numero sbagliato, sforo la formattazione. È meglio un output disordinato che un output sbagliato, numericamente. No? Questo è stato il ragionamento di chi ha definito queste regole. Quindi per i numeri interi, di fatto, l'unica cosa che possiamo selezionare è questa, l'ampiezza. Per i numeri reali, abbiamo la virgola, è davanti a un certo numero di cifre, e dopo la virgola un certo numero di cifre, quindi devo controllare due cose indipendentemente, e infatti sono quelle che si chiamano qua l'ampiezza e la precisione. L'ampiezza continua a funzionare nello stesso modo, il numero massimo, scusate, il numero minimo di caratteri totali stampati. Questi caratteri comprenderanno la parte intera, il punto decimale e la parte frazionaria, più eventuali spazi che vengono aggiunti per generosità a sinistra del numero. Quindi se io stampassi il mio un terzo, no, facciamo prima facile, stampiamo un mezzo con 5 posti, non di F, scusatemi, F, siamo nel campo dei numeri reali, quindi la formattazione del float. E lui mi dice, guarda, tu avevi... Perché non l'hai fatto così? Perché gli ho chiesto almeno 5 posti e lui ha deciso di mettere degli zeri in più. E vabbè. Perché non ho controllato, e lui sta usando più posti, se io provo a metterne tanti, ecco, okay, qui si vede, per qualche motivo lui sceglie che nel formato F abbia 6 cifre decimali. Quindi se gli do meno posti, meno caratteri, li usa sfora. No? Se ne do di più, mi aggiunge gli spazi davanti. Perché io ho qua, con la dimensione, con l'ampiezza, sto controllando il numero di caratteri totali. Poi posso andare separatamente a controllare il numero di cifre decimali. Come? Aggiungendo un punto e 3, ad esempio, che mi dice quante cifre decimali voglio. Allora, in questo caso l'ampiezza è sempre 25, quindi vedete che le due stringhe sono lunghe uguali. Nella seconda però ho chiesto solo 3 cifre decimali e me ne ha messe 3. Quindi vuol dire che, se mi faccio i conti a mente, avrò un numero che avrà 3 cifre decimali, 3 caratteri per le cifre decimali, un carattere per il punto decimale, un certo numero di caratteri per la parte intera, che dipende da quale è il valore del numero, e poi tanti spazi a riempire fino a 25. C'è una domanda? Esatto, adesso prendiamo delle frazioni che prima erano antipatiche, tipo l'un terzo. Se io stampassi solamente l'un terzo, lui me lo stamperebbe così, ma io lo posso formattare dicendo, che ne so, 10.3F. Mi dà 10 caratteri, questi 10 caratteri saranno 3 decimali, perché l'ho chiesto, poi c'è il punto che c'è sempre, la parte intera che fa 5, e quindi qua davanti probabilmente ci saranno 5 spazi, se li contassi dovrebbero essere 5, per arrivare a 10 totali. Quindi questo è il modo... io prima avevo, nell'esempio che avevo fatto, non ho messo l'ampiezza, perché è opzionale, anche questi sono tutti campi opzionali, il punto ce lo devo mettere perché lui capisce che sto parlando della precisione, non dell'ampiezza, e quindi lui mi mette 3 cifre decimali senza obbligarsi a raggiungere una determinata ampiezza. Alla fine questi sono poi i tipi di formati che ci interessano. Okay? Volendo io potrei anche fare 0 parte cifre decimali, vuol dire che sto stampando in forma intera, vedete che lui capisce che è un intero, non mi mette neppure il punto decimale.
Quindi, però come vi dicevo, se uno va a leggersi la specifica di formato, effettivamente sono 4-5 pagine piene di casi particolari ed eccezioni. Ecco, eviterei. L'importante è avere quelle 4 nozioni per cominciare a stampare le cose in modo incolonnato, cioè tutti l'ampiezza. Se ci dicono stampa incolonnato, bene, vorrà dire che imposteremo un'ampiezza che è sufficiente per i numeri che devo stampare, e nel caso in cui questi numeri siano reali, decido con quante cifre decimali stamparle. Finito lì. Poi in realtà funziona anche sulle stringhe, ma non è che serva un granché, perché la stringa è già essa stessa una stringa, credo, di formattare. Al massimo se aggiungi gli spazi davanti, ma la aggiungo direttamente alla stringa se voglio. Ok, vabbè, qui ci sono alcuni esempi, se volete vedere, che sono un po' la generalizzazione di quello che abbiamo visto prima, e qua c'è il punto d'arrivo da cui eravamo partiti. Attenzione a non confondere la formattazione con l'approssimazione, con l'arrotondamento, no? Perché appunto a volte se io faccio un arrotondamento, poi la stampa viene con la formattazione standard del valore arrotondato, che potrebbe non essere quella che voglio, anzi normalmente non lo è, non è detto che lo sia. Ok? Quindi questa è un'operazione matematica, cambia un valore, questa è un'operazione di conversione, crea una stringa. Sulla creazione della stringa ho tutto il controllo su come crearla, indipendentemente dal valore del numero. Se io ho chiesto 3 cifre decimali e quel numero era un mezzo, lui mi fa 0,5, 0, 0, ci aggiunge 2 zeri perché io gli ho chiesto 3 cifre decimali. Nella formattazione del numero mi ha aggiunto queste cifre decimali. Okay? Quindi round usiamolo se davvero dobbiamo arrotondare il valore per le formule matematiche che dobbiamo usare, per tutto il resto usiamo l'fstring. Ok, qui salto questa parte che parla della formattazione. Si può fare in altri modi, ad esempio con l'operatore percento, ma che è, tra l'altro, la formattazione con l'operatore percento, è, sul libro è spiegata questa, invece non sono spiegate le fstring. Perché forse quando hanno scritto il libro non erano ancora inserite bene nel linguaggio. Vi avevo messo nella prima slide del fstring dei link in cui andarvelo a leggere, cioè, su dei tutorial online, perché non ci sono nei capitoli del libro. Okay? L'alternativa era appunto la formattazione del percento. Vi dico solo che separa la stringa di formato che contiene gli operatori di formato rispetto ai valori che vengono indicati fuori dalla stringa, separati uno dall'altro da virgole, però è più scomodo perché ho la stringa di formato qua e i valori là, mentre con fstring ho tutto insieme, il messaggio che voglio stampare, i valori da stampare e le formattazioni, le eventuali formattazioni, tutto condensato nello stesso luogo. Ok, questo semplicemente ci serve per acquisire un pochino di input output nei nostri programmi, che sia un po' guardabile essenzialmente. E arriviamo all'argomento vero di oggi, che è quello delle istruzioni condizionali. Cioè, finora i programmi che abbiamo fatto erano programmi molto stupidi, non per stupidità nostra, questo mai, ma perché erano in grado solamente di fare una sequenza di operazioni predeterminata. Anche nell'esempio delle piastrelle, no, il primo che abbiamo fatto, a voce avremmo detto, ma se il numero è pari conviene fare in un certo modo, se il numero dispari conviene fare in un modo diverso. Però non sapevamo ancora come tradurre il se, e quindi ci siamo dovuti arrabattare facendo le operazioni matematiche di arrotondamento, di troncamento, eccetera. In realtà, ovviamente, in qualunque linguaggio di programmazione è in grado di condizionare l'esecuzione di una parte del programma a ciò che sta succedendo. Se capita una certa cosa, devo fare certe operazioni. Se il valore è minore di 18 sono bocciato, se è maggiore sono promosso. E quindi ovviamente farò cose diverse. In funzione di una situazione che si verifica, situazione che noi possiamo scoprire andando ad analizzare i valori di alcune variabili. Ovviamente l'unica cosa che un programma sa è il valore delle variabili che ha dentro. Quindi qualunque condizione, qualunque motivazione per fare in modo diverso deve essere scopribile analizzando i valori delle variabili, confrontandoli tra di loro e così via.
Qui l'esempio che fa, che c'è sulle slide, dice, guarda, per ragioni di scaramanzia, no? In alcuni palazzi o grattacieli, che hanno più di 13 piani, si preferisce, o in alcuni hotel anche, no? Si preferisce non avere il piano 13, per evitare che poi l'inquilino oppure il cliente dell'hotel abbia una stanza nel piano 13, dica no, io sono superstizioso, non ci voglio andare, cambiami la stanza, eccetera, eccetera. Allora, semplicemente, piani 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dopo il 12, dopo il piano 12, sopra il piano 12, c'è un piano che si chiama 13, scusate, si chiama 14. Vabbè, io fatico a comprendere queste logiche, però esistono e hanno un senso, no? Quindi, immaginate però di essere la persona che progetta l'ascensore, che deve portare le persone al piano. Allora, se la persona vi chiede di andare, voi siete l'ascensore, al piano 5, salite di 5 piani. Se vi chiede di andare al piano 15, non dovete salire di 15 piani, ma solamente di 14, perché il piano che si chiama 15 in realtà è solo il 14esimo, perché il 13esimo non c'era. Ok? Quindi abbiamo un programma che, fammi, ascensore, .py, sì, una settimana 3, facciamo un programmino che dovrà chiedere all'utente a che piano vuoi andare e poi internamente decidere a quale piano va davvero. No? Quindi dirò all'utente piano uguale int di input a che piano vuoi andare e dopodiché stamperò devo salire di piani, tot piani. No? Quindi gli chiedo a che piano vuoi andare? Voglio andare al piano 7. Allora lui mi dice devo salire 7 piani. Ovviamente questo non ha ancora nessuna logica e quindi se devo andare al piano 20 mi dice che devo salire di 20 piani. In realtà dovrà salire di 19 piani. Dobbiamo fare in modo che lui calcoli non il piano nominale ma il piano reale. Quindi separiamo le due variabili, chiamiamo una variabile, chiamiamola pure piano reale, che in questa prima versione è uguale al piano richiesto. Questo se non ci fosse il problema del piano 13. Okay? Se invece c'è il piano 13, io dovrò dire che il piano reale a cui andare non è il piano richiesto, ma è uno in meno. No? Se mi ha chiesto il 15, devo salire di 14 piani. E io dovrò eseguire una di queste due istruzioni, o l'istruzione alla linea 3, o l'istruzione alla linea 5, a seconda che l'utente mi abbia chiesto un piano inferiore o superiore al piano 13. Se lui mettente mi ha chiesto un piano dall'1 al 12, va bene la prima. Se mi ha chiesto un piano dal 14 in su, va bene la seconda. Se mi ha chiesto il piano 13, un pirla. Però lo vediamo dopo il terzo caso. Se mi chiede il piano 13 non dovrebbe chiedermelo perché non esiste. Allora, come faccio a esprimere questo in Python? Ho due blocchi di istruzioni, in questo caso fate un'istruzione sola, ma stiamo partendo dall'esempio più semplice, che devono essere eseguite in alternativa a seconda del valore di una certa condizione. Allora, questo si scrive con la funzione if, scusate, col costrutto if. If piano minore o uguale a 12, else. Quindi io ho i due blocchi che devo eseguire in alternativa,
li identifico mettendo due parole chiave che sono if e else davanti al primo blocco e al secondo blocco e identificando sulla riga di istruzione if la condizione, l'analisi che devo fare per decidere se fare un blocco oppure l'altro. Dal punto di vista della sintassi ci sono due dettagli che non sono dettagli. If e else terminano sempre con due punti. Per dire guarda che io non sono un'istruzione compiuta ma inizio un blocco di istruzioni. E questo blocco di istruzioni deve essere rientrato rispetto all'if e rispetto all'else. Rientrato vuol dire che ci metto davanti qualche spazio. Di solito usiamo il tasto tab della tastiera per rientrare un blocco. Dimmi. Esatto. L'indentazione non è una questione estetica, lo faccio più carino, è anche estetico. Qui si vede chiaramente che cos'è che è condizionato dall'if, che cos'è condizionato dall'else, perché è il blocco rientrato, ma in Python è anche un errore di sintassi. Se io mi dimentico di indentare, diventa tutto rosso e mi dice expected indented block. Cioè dopo un if ci vuole un blocco rientrato, indentato. Non me l'hai messo. Ok? Quindi quelli di voi che anche in altri linguaggi, diciamo così, facevano un punto d'onore, quello di non mettere mai degli spazi, in realtà qua per fortuna li riconduciamo alla ragione e cerchiamo di avere un codice che sia la cui visualizzazione corrisponda alla struttura logica. Sì. Esatto, esatto. Quello che in altri linguaggi sono le parentesi graffe per raggruppare le istruzioni, in Python sono semplicemente gli spazi. Dimmi. Sì. Non c'è 13. Se, allora, provo a seguire il tuo ragionamento. Tu dici, se un utente inserisce un piano 15, di quanti piani realmente deve salire l'ascensore? Non 16, 14. Perché manca il piano 13, cioè non è che manca, nel senso che il 13° piano esiste, fisicamente c'è, ma si chiama 14. Quindi se l'utente mi chiede 15, io devo salire effettivamente solo di 14. Perché quello che nelle etichette, no, ha scritto 15 in realtà è il 14°. Quello che è scritto 14 è il 13°. Cioè il piano vero a cui devo salire è uno in meno rispetto al piano che lui mi ha chiesto. È come una donna che si toglie gli anni, no? Dice, lei quanti anni ha? Beh, 40. Poi in realtà ne ha 50, ma ne ha 10 in meno perché ha smesso di contarli. Certo, non ne conto alcuni. Quel piano è il piano richiesto che corrisponde alle etichette che sono scritte sull'ascensore. Piano reale è il numero di metri effettivamente cui devo salire. Dimmi. Ecco, se il caso del piano 13 non l'abbiamo ancora considerato. Okay? Allora, proviamo a vedere questo come funziona. Abbiamo detto, ci sono due blocchi che vengono eseguiti. Il primo, se e solo se il piano è minore di 12. Il secondo, in tutti gli altri casi, else. Ok? Quindi io eseguo questo programma, mi chiede a che piano vuoi andare, io voglio andare al piano 4 e mi dirà devo salire di 4 piani. Se io eseguendo il programma dicessi che voglio andare al piano 20, lui mi dovrà dire che deve salire di 19 piani. Vediamolo meglio in modalità interattiva. Io faccio partire questo in modalità debug. A che piano vuoi andare? Supponiamo di inserire 4. Okay? Quindi la variabile piano vale 4. L'esecuzione è bloccata qua prima dell'if. E cosa fa if? Valuta questa espressione.
che contiene un confronto, in questo caso un minore uguale. Piano, che vale 4, è minore uguale di 12? Sì. Poiché sì, quando vado avanti, la prossima istruzione da eseguire è quella della riga 4, eseguendo la quale viene creata la variabile piano reale col valore 4, perché ho eseguito questo. E poi, se vedete, la prossima istruzione da eseguire dopo la 4 non è la 5 o la 6, ma è direttamente la 8, perché l'istruzione 6 verrebbe eseguita solo nel caso in cui quella condizione fosse stata falsa, invece in realtà era vera. Quindi esecuzione, in questo caso ho eseguito le istruzioni 1, 3, 4, 8 e mi stampa 4. Se io ripetessi questo mettendo invece il 20, mi esegue l'istruzione 3 controllando questa condizione. Chi ha scritto il programma non sa quale sarà il valore del piano in quel momento lì, è il programma che deve scoprirlo e quindi deve prevedere tutti i casi possibili. In questo caso 20 piano, vale 20, è minore o uguale a 12? No. Allora non verrà eseguita l'istruzione 4 e si salta al ramo else. Se non è vera questa condizione, altrimenti cosa devo fare? Infatti, se vado avanti, vedete che il cursore non va alla riga 4 ma va alla riga 6. Eseguendo la quale avrò anche qua creato la variabile piano reale che vale 19 perché ha usato questa espressione qui. E poi in entrambi i casi, quindi abbiamo biforcato l'esecuzione a un certo punto, alla riga 3 abbiamo detto ok, devi fare o una cosa o l'altra e poi dopo che hai fatto o l'uno o l'altra continui in entrambi i casi nello stesso modo. Cioè l'istruzione 8 è fuori dall'alternativa, è fuori dalla scelta, viene fatta comunque. E come faccio a sapere che è fuori dalla scelta? Adesso lo facciamo eseguire, poverino, se no rimane qua in sospeso. Come faccio a sapere che è fuori dalla scelta? Perché dal punto di vista dell'indentazione del rientro è di nuovo in colonna 1. Quindi, dove inizia un blocco condizionale, inizia dopo una parola chiave if o una parola chiave else con del testo rientrato. Dove finisce quel blocco è quando il testo non è più rientrato. Infatti vedete che ad esempio la parola chiave else non è più rientrata rispetto alle righe precedenti, ho tolto un livello di indentazione e questo mi delimita l'inizio e la fine del blocco rientrato. Attenzione che gli spazi sono importanti perché se io per caso facessi così, cosa ho fatto? Alla riga 8 ho aggiunto degli spazi davanti alla riga 8? In questo caso la print verrebbe fatta solamente nel caso else, quindi solamente quando il piano è maggiore di 12 e non verrebbe stampato nulla nel caso di piani bassi. Se non ci credete, se io metto il piano 5, lui non stampa nulla. Se io invece metto il piano 20, me lo stampa il 19. Quindi, quando ho un'istruzione if o un'istruzione else, queste condizionano l'esecuzione non di una sola istruzione, ma di un blocco di istruzioni. Quale blocco di istruzioni? Cioè dove comincia e dove finisce questo blocco di istruzioni? Beh, sono tutte le istruzioni che sono rientrate. Quindi due punti, a capo, rientro e scrivo il codice. Due punti, c'è sempre, ci sono altri costrutti del linguaggio che delimitano dei blocchi, il Python è un linguaggio coerente, c'è sempre due punti davanti. Due punti a capo, rientro. Ma in realtà se io lo scrivessi, adesso qua tolgo l'indentazione, quando io scrivo il programma, due punti, faccio invio, l'editor è abbastanza furbo già da mettermi in una posizione rientrata, no? Quindi scriverò piano reale uguale piano e poi quando scrivo else, nel momento che scrivo due punti lui capisce che l'else è relativo a quell'if e quindi mi toglie l'indentazione. Quindi queste indentazioni spesso sono automatiche,
mentre scrivo il codice. Però quel che conta ovviamente è il risultato finale. Quindi riesco a fare cose diverse nei due casi. E... fin qui? Dimmi. Adesso ci arriviamo. Quindi ho due casi possibili. Cosa succederebbe se io inserissi 13? Ah no, 12? Se inserisco 12, che valore mi stampa? 12, perché c'è un minore uguale. Se avessi messo un minore sarebbe stato un errore di programmazione. E se metto 13? Mi stampa 12, che non è giusto. Dovrebbe dirmi il piano 13 non esiste. Perché in realtà questo programma non ha due sole alternative, ha tre alternative. Mi hai chiesto il piano sbagliato, mi hai chiesto un piano compreso tra 1 e 12, mi hai chiesto un piano superiore o uguale a 14. C'è anche l'altra possibilità, se uno mi insegna piano meno 3 o piano 0, il piano 0 è il piano terra, quindi dico, senti, scendi da questo ascensore perché non hai bisogno. Piano meno 3, dovrei scendere, non salire, ammesso che ci siano dei sotterranei. Quindi, la prima cosa che abbiamo fatto è ragionare sul piano 13, ma adesso se pensiamo bene ai valori che può avere la variabile piano, ci accorgiamo che questo programma deve diversificare ulteriormente il proprio comportamento in funzione di altre condizioni. Come si può fare? Si può fare estendendo l'istruzione if con altre condizioni aggiuntive. Quindi esiste, diciamo, se il piano è minore di 12 faccio questo. Altrimenti, se il piano è uguale a 13 faccio un'altra cosa, altrimenti ancora ne faccio una ancora diversa. È possibile estendere la catena dei controlli con una clausola che si chiama elif. Elif è la contrazione di else if. Se lo leggo in italiano dico, se il piano è minore 12 fai certe cose, altrimenti se il piano è uguale a 13 fai un'altra cosa, altrimenti, cioè se non è vero né l'una né l'altra, come ultima, diciamo così, possibilità, fai la terza. Quindi in questo caso, quando l'esecuzione arriva alla riga 3, può valutare la riga 4, oppure, se nel caso in cui sia falso, andrà alla riga 5, in cui valuta in questo caso una condizione diversa che dirà se deve eseguire l'istruzione successiva oppure passare oltre. Quindi ogni istruzione, ogni blocco, qui c'è un'istruzione sola ma il ragionamento vale per i blocchi, ogni blocco di istruzioni viene eseguito solo quando la condizione descritta nel blocco immediatamente, nella istruzione if o elif immediatamente precedente è vera, altrimenti si salta quella e si va avanti. E un costrutto di questo genere garantisce che ci sia una e una sola via che viene presa dal programma. Quindi sono sicuro che o viene eseguita questa o l'altra, mai tutte e due, mai due di queste e mai nessuna. Dimmi. No. Con 13 lui dice, con 13 stampa sia la prima, scusate, stampa anche questa, hai ragione. Nel caso del 13 io non dovrei più stampare questo. Ha ragione. Quindi riproviamolo. Col piano 4 funziona, devo salire di 4 piani. Col piano 20 funziona, devo salire di 19 piani. Questa volta per calcolare il 19 ha dovuto vedere che questo era falso e anche questo fosse falso e quindi ha dovuto andare nell'else, l'alternativa. Giustamente quello che ha notato lui è che se io scrivessi 13, peggio ancora, mi scrive il piano non esiste, che era quello che deve fare, e poi mi spara un errore perché
cerca di fare la print della riga 10 e non ci riesce perché la variabile piano reale non è stata definita. E così non va bene. Come facciamo a farlo andare bene? Allora, lui vuole fare un accrocchio, vuole dire, per chi non ha sentito, che qua c'è scritto piano reale uguale inesistente, giusto? E quindi poi alla fine, se metto 13, mi stampa, devo salire di inesistente piani, poi lui voleva modificare la frase in modo che quella parola inesistente, diciamo, c'entrasse con il resto della frase, tipo il percorso da fare è inesistente o qualcosa di questo genere. Allora, a me una soluzione di questo genere onestamente non piace, perché questa variabile, quando arrivo qui, questa variabile piano reale o è un intero o è una stringa a seconda di cosa è capitato. E quindi vorrà dire che dovrò qua gestire una variabile che ha tipi diversi o valori diversi a seconda di condizioni che non mi ricordo più quali siano, no? E questo mi complica la vita da qui in avanti. Poi non è detto che riesco sempre a trovare un messaggio che va bene, no? Quindi io cercherei proprio di evitare sia le porcate di mescolare i tipi, sia proprio di stampare quel messaggio. C'era prima qualcuno lì, mi pare, sì? Scusa? Usare un flag, che parola complicata. Sì? Ma c'è anche più semplice. Dimmi. Allora tu dici piano reale uguale 0, così, e poi stampo 0, devi salire di 0 piani, in realtà gli devo dirgli non c'è il piano, non devo dire che la soluzione è quella di salire di 0 piani. Allora, la sua soluzione può funzionare, lui dice, senti, ma visto che il problema è che nella riga 13 non devo stampare, io questa stampa la posso mettere due volte, qua e qua, indentata, incolonata bene, e quindi nel caso, no? Nel caso in cui il piano sia minore di 12, calcolo il piano e lo stampo, se è maggiore di 13, calcolo il piano e lo stampo, se è uguale a 13, stampo il messaggio e non stampo nient'altro. Questo risolve il problema, ha un pochino il difetto che sto ripetendo la stessa istruzione più volte, no? Che non è vietato, è un pochino, vediamo se riusciamo a trovare soluzioni migliori, perché principalmente per motivi di manutenzione, no? Immaginiamo che poi a un certo punto vogliamo modificare questo messaggio, se questo messaggio l'abbiamo copia e incollato in 7 posti diversi, dovremmo ricordarci di andare a modificarlo in 7 posti diversi, a parte il messaggio magari c'è una formula che ci accorgiamo che è sbagliata e dobbiamo correggere in tutti i luoghi. 1 e 2, dimmi. Allora, quello che vuoi fare tu è una variante di quello che voleva fare lui, adesso proviamo a vederlo, rimetto come era prima, era questo, no? Allora, così chiaramente non va bene, perché se metto 13 lui mi stampa, ops, non ho scritto lì 13, lo scrivo qua sotto, lui mi stampa, il piano non esiste, il che è giusto, e poi devo salire di 0 piani, che invece non è giusto. Allora, quello, sì, ho capito, ci sto arrivando. Solo che non tutti sentono, quindi sono obbligato a ripetere. Uno dice, allora visto che ho messo questo valore strano a 0, quello che lui in mezzo avrebbe chiamato un flag, cioè una variabile che mi aiuta a capire se una certa cosa è successa o non è successa, o devo farla o non devo farla. E allora lui dice, io questa print qua la faccio solamente se il piano reale è diverso da 0. Prima cerchiamo di capirla, poi la commentiamo. Allora, questo può funzionare, vediamo se funziona. 4, stampa 4.
20, stampa 19, 13, stampa il piano non esiste. Quindi funziona come funzionava quella di prima. Come funziona? Funziona perché io ho assegnato al piano reale un valore strano, ok? E poi più tardi vado a ricontrollare questo valore. Cioè il ragionamento che c'è stato è: io a un certo punto mi accorgo all'istruzione, alla riga 5, che c'è qualche, che è successo qualcosa. Ma il fatto che sia successo qualcosa me lo devo ricordare anche alla riga 12, perché alla riga 12 dovrò agire in modo diverso a seconda che sia o non sia successo quello. E allora il suggerimento che è arrivato da quest'area qua è stato di dire: mettiamo questa variabile piano reale, che già ce l'abbiamo, a un valore particolare. Questo mi crea un problemino se il piano 0 fosse valido. Se esistesse il piano 0 e il piano terra, magari su un altro piano devo andare al piano 0, in questo caso non mi stampa nulla, perché confonde il valore del piano a cui devo andare con un valore, tra virgolette, strano, che interpretavo come errore di piano. Dimmi. Ok, allora lei suggeriva, diceva, se io non metto niente qua, ho un modo di verificare se la variabile piano reale esiste o non esiste? Perché mi ne accorgo dal fatto che questa variabile non è stata inizializzata, non è stata dichiarata, se faccio... la risposta è no, non c'è un modo semplice di farlo in Python, interrogarsi se una variabile esiste. Non dico che non c'è, dico che non c'è semplice, intuitivo. Ma allora, dimmi. Esatto. Questa secondo me è la soluzione più semplice, in questo caso. Pardon. Diverso da 13. No? Io, se qua calcolo così, se qua calcolo così, se qua calcolo così, va bene, faccio queste cose, poi alla fine, se il piano non era 13, quindi in realtà sto facendo due volte questo controllo, qui e poi qui, ma se il piano non era il piano 13, quindi qualunque altra cosa, non il piano reale, ma il piano chiesto dall'utente, stamperò il messaggio perché so che l'ha calcolato. E quindi qua, in teoria, se metto 13, mi dice il piano non esiste, e questa stampa non la fa perché questa condizione è... E quindi non ho introdotto nessun valore malato, nessun valore strano, nessun doppio senso nel valore di un intero, no? Sembra più, in questo caso, più pulito. Poi, ristrutturando il codice, secondo me si può fare di meglio. E non ti cambia le cose. Allora, quello che suggerisce lui è di dire: scambiamo le prime due condizioni. Questo diventa un if, questo diventa un elif. Ho capito, però te la fa comunque questa. Anche se 13 te la fa questa stampa sotto. Non è cambiato nulla. Giusto? Perché se 13 esegue istruzione 4 e poi dopo ho questa istruzione, la replico dopo questa e dopo questa nei due blocchi, o se no se la metto sotto in fondo, viene fatta qualunque strada abbia preso delle tre strade che ho elencato. Dimmi. Sei violento. Lui dice, se sono qui esco dal programma, no? Exit, basta, me ne vado. L'istruzione exit, la funzione exit fa interrompere il programma. Ma se il programma deve fare altre cose, poi che fai? No? Buttalo via, compro uno nuovo. No, dai. Allora, dov'è? Là. Urla. No, sì. Cioè,
Allora, la domanda è se esiste un'istruzione switch in Python. La risposta è c'è, ma non si comporta come lo switch in altri linguaggi, e quindi è un pattern matching e non è un confronto di valori, quindi è meglio non impararla perché sennò ci confondiamo. No, in realtà adesso ci arrivo, dobbiamo aggiungere un ingrediente, no, per trovare un'altra soluzione migliore. C'è ancora un paio di interventi, dimmi. Introducendo funzioni e cicli che non abbiamo ancora, dobbiamo fare con ciò che abbiamo, ok? Allora, proviamo, quando tutto il resto fallisce, proviamo a pensare. No? Sì? Esatto, ci sto arrivando. No? Cioè, noi dobbiamo, quello che abbiamo fatto ora, se lo vediamo come diagramma di flusso, è una cosa, fatemi chiamare P, il piano, e l'altro come si chiamava? Piano reale, PR, ok? Come diagramma di flusso, diciamo, all'inizio leggiamo il valore di P con la input, ok? Poi abbiamo una serie di condizioni che nel diagramma di flusso rappresentiamo tramite il rombo, P minore uguale 12, se sì facciamo una certa cosa, PR uguale P, altrimenti sì, se no andiamo a controllare un'altra condizione, P uguale 13, se sì stampiamo un errore, se no calcoliamo che PR uguale P meno 1. E poi questi tre if si vanno poi a congiungere tutti nell'istruzione successiva, che era la stampa di PR. Poi noi ci siamo preoccupati perché la stampa di PR in realtà in questo caso qui non deve avvenire. Ok? Questo è un caso anomalo. E allora le soluzioni che abbiamo valutato quali sono? Una era quella di dire, ma questa stampa la mettiamola qui e qui? La mettiamo a fianco del calcolo solo quando è il caso di stamparla. Che era una soluzione, assolutamente. Non ci piaceva tanto perché dovevamo ripetere il codice. Allora l'altra soluzione che abbiamo avuto in mente è giusta, è mettiamoci qua un altro rombo, in cui questa stampa la facciamo solo se, e ripetiamo in questo rombo questa condizione, la facciamo solo se quella condizione che mi aveva fatto un certo calcolo la vado a riverificare. Quindi di nuovo qua avrei avuto un po' di duplicazione del codice, perché quella condizione lì la scrivo due volte e deve essere la stessa, perché se la metto diversa chiaramente non funziona. In realtà quello che, contro cui stiamo lottando è il fatto che noi abbiamo un caso normale e un caso anomalo. Allora, sarebbe bello riorganizzare il codice in modo da dire siamo nel caso normale o nel caso anomalo? Nel caso normale faccio i calcoli e faccio la stampa sempre. Nel caso anomalo stampo un messaggio e non faccio nient'altro. Quindi io potrei pensare che, pensando in modo più gerarchico, pensare che io, vabbè, leggo P, poi mi chiedo, sono in un caso anomalo o nel caso normale? Cioè P è uguale a 13? Per ora è l'unico caso anomalo che abbiamo, poi potremmo considerare i piani negativi, tante tante altre belle cose. Allora, se P è uguale a 13, sì, siamo nel caso anomalo. Se no,
siamo nel caso normale. Quindi, commento, metto qua un commento, anomalo. Non esistono i commenti nei diagrammi di flusso, ma io le metto lo stesso. Cancelletto, normale. Allora, cosa devo fare nel caso anomalo? Nel caso anomalo stamperò un messaggio di errore e basta. Nel caso normale, vabbè, so che sono nel caso normale, devo farmi i vari conti. Quindi in questo caso normale avrò una black box in cui faccio i calcoli e faccio le stampe. E beh, li sappiamo questi calcoli, sappiamo che se dobbiamo controllare che P sia minore o uguale a 12, se è minore o uguale a 12, sì, devo stampare PR uguale a P, se no PR uguale a P meno 1. È quello da cui siamo partiti, no? E poi, comunque sia andata, stampo PR. Nel caso normale faccio la prima versione del programma. Nel caso anomalo faccio cose diverse. Quindi in questo caso cosa ho costruito? E poi, vabbè, poi ho finito. Cosa ho costruito? Ho costruito una condizione, questa qua che prima era in giallo, qua, giallo qua. Che mi separa il programma in due parti, una delle quali parti a sua volta contiene una condizione. Quindi ciò che abbiamo descritto qua graficamente è una condizione all'interno di un'altra condizione. Cioè nel ramo vero, nel ramo falso, nel ramo if, nel ramo else della condizione più esterna, in un ramo ci sarà una print, nell'altro ramo a sua volta ci sarà cosa? Un altro if che va a dividere i due sottorami. Vi rubo ancora un minuto per scriverlo in codice, per tradurre questo in codice, poi ci prendiamo la pausa e ci lo riprendiamo dopo, no, ragionandoci su. Cioè noi abbiamo scoperto che il modo migliore di risolvere questo esercizio, di impostare questo esercizio, è di avere dei, in gergo li chiamiamo condizionali annidati. Cioè una condizione che sta all'interno di uno dei rami di una condizione precedente. Si arrabbia Python se facciamo questo? No. Basterà che nel blocco di una delle due condizioni ci sia a sua volta un altro if annidato rispetto al precedente. Cioè quello che stiamo dicendo è: controlliamo prima se il piano è uguale a 13. Se il piano è 13, siamo nel caso anomalo, altrimenti siamo nel caso normale. Nel caso anomalo non devo fare altro che fare print piano non esistente. Nel caso normale devo fare tutto il programma che facevo prima. Controllerò se piano minore o uguale a 12, farò piano corrente uguale, piano reale, scusate, uguale piano, altrimenti piano reale uguale piano meno 1 e poi stampo piano reale. Dove lo stampo? Non qua, perché qua me lo stamperebbe solamente in questa condizione qua. Non qua, perché me lo stamperebbe comunque in ogni caso mandando pallino tutto il lavoro che abbiamo fatto, ma qua. Quindi fuori da questo if, non è nei blocchi rientrati di questa if, ma è ancora condizionato dal blocco else della if precedente. Questo qui è la traduzione del diagramma di flusso che abbiamo fatto un attimo fa. Ve lo lascio digerire per l'intervallo e poi lo riprendiamo. Vi lascio il codice qua se qualcuno vuole innamorarsene.